Travolto dal trattore, un pensionato sessantenne di Samolaco è morto 5 ore dopo in ospedale. Cordoglio anche ad Elebio per la scomparsa di un 39enne romeno. Il quad su cui viaggiava si è ribaltato. Tragedia sfiorata ieri a Prato Valentino di Teglio. Un ultraleggero con 2 persone a bordo ha agganciato i cavi della seggiovia restandovi appeso. Ferito in modo serio il pilota. A Postalesio ha arrestato un 27enne spacciatore itinerante, sequestrati quasi 3 etti tra hashish, oppio, cocaina ed eroina, oltre ad un ingente quantitativo di ecstasy e 600 euro. Vie Dolsino e Paolo Bossi invase dagli appassionati del prelibato salume, sabato e domenica da incorniciare per i 17 produttori chiavennaschi. La Brisaola piace e veicola il territorio. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Telesondrio News. 2 morti nel giro di poche ore in Valchiavenna, in Bassa Valtellina, travolto dal trattore che aveva appena messo in moto Federico Paggi, pensionato originario di Samolaco. Niente da fare neppure per il 39enne di origini romene, residente a Delebio, ribaltatosi con altri 3 giovani a bordo di un quad. Il servizio di Elisabetta Del Curto. Samolaco e Delebio in lutto, scossi dalla scomparsa improvvisa di 2 loro concittadini. Venerdì sera è toccato alla località valchiavennasca metabolizzare quanto accaduto a Federico Paggi, 60 anni, di Nogaredo, travolto dal trattore che aveva azionato nella corte dell'azienda agricola Sala di via Dunguanella a Mese, di proprietà del cognato. In pensione, dopo una vita trascorsa come cavatore, Federico aveva raggiunto l'azienda dei cognati per farsi prestare il trattore. Con ogni probabilità, perché nessuno era presente in quel momento, deve aver acceso il mezzo per poi scendere o scivolare dallo stesso, che messosi in moto autonomamente ha finito per passargli sopra e terminare la sua corsa contro la vicina catasta di legna. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il cognato. Si è insospettito, sentendo provenire dal retro della stalla un sordo rumore di trattore, il cui motore continuava a girare, pur essendo il mezzo incagliato nella legna. Ha così trovato Federico riverso a terra, cosciente, vigile, tuttavia ferito, a circa 4 metri di distanza dal trattore. Subito allertati, soccorritori e Areo hanno stabilizzato l'uomo e trasportato in piazzola a Mese per il decollo verso l'ospedale di Sondrio. Erano circa le 19, le condizioni di Federico non sembravano gravissime, invece le ore successive ne hanno visto un progressivo peggioramento con la compromissione delle funzioni polmonari e la morte intervenuta intorno alla mezzanotte. Grande la costernazione in paese, dove l'uomo è molto ben voluto. Solare, sempre disponibile con tutti, pronto ad intervenire ad ogni necessità. Il papà c'era sempre, dice la figlia Chiara, 23 anni, che lo piange con il fratello Giovan Battista, 20enne, e mamma Emanuela. Questa mattina la ricognizione cadaverica in camera mortuaria a Sondrio in attesa del nulla osta alla sepoltura che dovrà essere rilasciato dal sostituto procuratore Chiara Costagliola. Mentre sul caso stanno compiendo gli accertamenti di rito i carabinieri della compagnia di Chiavenna. Sempre a Samolaco, località Casenda, ieri pomeriggio si è temuto il peggio per una coppia, lui 69enne di Morbegno, lei 62enne romena, usciti di strada in via Giavere, finiti contro la recinzione di un ricovero per cavalli, parzialmente abbattuto. Probabilmente un malore all'origine dell'incidente, da cui l'uomo alla guida si è subito ripreso, riuscendo a condurre il mezzo, una Peugeot 108, qualche metro più avanti. Necessario tuttavia l'intervento dei soccorritori, che hanno trasferito i feriti in ospedale a Chiavenna per accertamenti. Sabato sera, intorno alle 18.30, un'altra tragedia si è consumata in un prato all'altezza del civico 17 di via Valeriana de Lebio. 3 fratelli e un amico, tutti di origini romene, stavano provando un quad quando, per causa al vaglio dei carabinieri, si è ribaltato, procurando un grave trauma al capo ad uno dei passeggeri seduto dietro. Dragos Ulsache, 39 anni, padre di 3 bimbi piccoli, residente a Poncina di de Lebio, non ha avuto scampo. E tragedia sfiorata ieri intorno a mezzogiorno a Teglio, Prato Valentino. Un ultraleggero con 2 persone a bordo si è letteralmente incagliato sulle funi laterali degli impianti di risalita mentre era in fase di volo. Il pilota si è gettato nel vuoto compiendo un volo di 8 metri ed è ricoverato in condizioni serie al Morelli. Il passeggero è rimasto invece appollaiato sull'ala fino all'arrivo dei soccorritori. Vediamo assieme il servizio. A dell'incredibile quanto accaduto ieri intorno a mezzogiorno a Prato Valentino di Teglio. Un ultraleggero Tecnam P92 decollato da Caiolo, dove era in corso la festa dell'aria, con destinazione le saline dell'alta quota Tellina, ha terminato la sua corsa mezz'aria, aggrappato a testa in giù col muso alla fune portacavo dell'impianto di risalita di Prato Valentino.
Come vi sia finito in quella posizione non è dato precisamente sapere. Per quanto ho potuto apprendere, le intenzioni del pilota Claudio Costa, 63 anni, nativo di Genova, appartenente alla dinastia degli armatori Costa, ma residente a Varese, erano quelle di raggiungere la propria villa di famiglia alle saline di Prato Valentino. Non era la prima volta che vi arrivava con l'ultraleggero e così ha voluto fare anche ieri in compagnia dell'amico Sergio Plebani, 62 anni, sempre della provincia di Varese. Pranzo alla Baita del Sole, giro in villa e poi rientro a Caiolo e a casa, ma l'imprevisto era dietro l'angolo. Nei pressi delle saline il velivolo deve essere arrivato un po' troppo lanciato in velocità, di qui la decisione del pilota di virare e tentare un secondo avvicinamento più consono, salvo non riuscire a riprendere quota repentinamente e a quel punto l'inevitabile agganciamento e capottamento sulle due funi portanti dell'impianto di risalita da poco rinnovato. Su frazioni di secondo, precisa Adriano Piatti, gestore degli impianti, in cui occorre decidere il da farsi e purtroppo ieri qualcosa è andato storto. Senza gravi conseguenze, va detto, per pilota e passeggero. Il primo si è gettato a terra dal velivolo temendo si incendiasse, compiendo un volo di 8 metri e in osservazione al Morelli di Sondalo. Il secondo si è appollaiato sull'ala dell'ultraleggero da cui è stato fatto scendere non senza fatica dal tecnico del soccorso alpino Marco Confortola, giunto sul posto con l'elicottero Areu. Un recupero complesso e tuttavia ottimamente riuscito. Sotto sequestro il mezzo che entro domani dovrebbe essere recuperato dall'impiantista per restare poi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto anche i vigili del fuoco di Sondrio e Tirano, il SACF della Guardia di Finanza e i carabinieri di Teglio. Un arresto per spaccio ed un ingente sequestro di sostanze stupefacenti di varia natura portato a termine dagli agenti della squadra mobile di Sondrio. Tutta l'operazione esposta nella mattinata di oggi durante una conferenza stampa tenuta negli uffici della questura del capoluogo. Vediamo allora il servizio. 277 grammi di stupefacenti di vario genere sequestrati durante un'operazione portata a termine dagli uomini della squadra mobile di Sondrio, esposta nei dettagli dal vicequestore Carlo Bartelli durante la conferenza stampa organizzata per la mattinata di oggi presso la questura di Sondrio e che ha portato all'arresto per spaccio di un 27enne abitante a Postalesio, oltre che alla segnalazione per consumo di altri 4 giovani. Le indagini partono durante un fine settimana di controlli della polizia di Sondrio dello scorso mese di luglio. Un'operazione di normale routine effettuata nei dintorni della stazione del capoluogo, dove alcuni ragazzi, 4, di età compresa tra i 23 e i 26 anni, in procinto di partire per Milano dove è in programma un rave party, vengono trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e di un modesto quantitativo di MDMA, sostanza più comunemente nota come ecstasy. Partono da qui appostamenti mirati, pedinamenti e ricerche effettuate anche attraverso l'analisi sulle tracciabilità di messaggi inviati tramite app come WhatsApp e Telegram e che dopo 2 mesi di scrupolosa attività conducono all'individuazione di un camper e, conseguentemente, al suo proprietario, il 27enne Nicola Casello, finito in manette lo scorso mercoledì ed ora detenuto nel carcere di Sondrio. Era lui che, attraverso spostamenti a bordo dell'inusuale mezzo lungo l'intera nazione, era solito operare nelle fasi di spaccio. Spaccio che avviene di norma nei luoghi in cui i parti illegali hanno luogo, attirando un pubblico soprattutto di giovani assuntori. È in questi ambiti che l'MDMA riscuote, infatti, il suo massimo grado di successo. Nell'appartamento del giovane pusher, nato a Sondrio e con precedenti di poco conto legati al consumo di stupefacenti, è a bordo del proprio camper rinvenuti in totale 277 grammi di droga, così suddivisi. Poco più di un etto di hashish in panetti, quasi un etto di chetamina, 10 grammi di cocaina, 24 grammi di oppio, 20 grammi e mezzo di MDMA in varie forme, dalle pastiglie di ecstasy ai cristalli, comunemente fumati dai consumatori. E poi 20 grammi di anfetamina, il cosiddetto speed, e 0,50 grammi di eroina. E ancora 600 euro in contanti, evidentemente frutto dello spaccio, oltre ad alcuni bilancini di precisione con i quali il giovane, a cui sono stati sequestrati anche i telefoni cellulari, operava nella suddivisione delle dosi. È stata un'indagine che ha scoperto in provincia di Sondrio un giro di sostanze stupefacenti piuttosto variegate, ma soprattutto l'attenzione e l'allarme riguarda più che altro le droghe sintetiche sequestrate. È stato fatto un sequestro di chetamina, anfetamina, MDMA, di oppio, anche se questo è una sostanza di origine naturale, ma sicuramente difficilmente rilevabile in provincia.
un quantitativo di sostanze inquadrabili per buona parte in gradi di pericolosità alta e che, per la prima volta, in scala così netta, mette in luce, anche per la provincia di Sondrio, un consumo evidente di droghe chimiche tra i più giovani. A Santa Caterina Valfurva adesso per un aggiornamento circa lo stato attuale dei lavori legati alla riapertura della strada provinciale 29. Ne parliamo nel prossimo servizio. Frana del Ruinon. A circa un mese e 10 giorni dall'inizio delle operazioni di disgaggio, dal punto di vista tecnico vi è soddisfazione tra gli addetti ai lavori per ciò che concerne modalità e risultati nella bonifica dei massi, quelli che costituivano di fatto un minaccioso impedimento per la transitabilità della strada provinciale numero 29 dopo la frana dello scorso agosto. Fatte brillare alcune delle rocce con esplosivo a basso potenziale ed altre 4 di dimensioni consistenti con cariche ad alto potenziale, durante questa settimana sarà la volta della messa in sicurezza della parte centrale della frana. La speranza, da parte degli stessi tecnici, è quella di poter riuscire a ridare ad abitanti e turisti una pista a senso unico alternato, certo provvisoria, ma sicura. Innanzitutto sono state fatte delle mine frantumando i sassi grossi e quindi disgaggiando parte del materiale. Poi con delle simulazioni software sono state fatte dei calcoli per valutare l'energia di impatto dei sassi. Speriamo di in breve riuscire a ridare la viabilità. L'imperativo è fare del tutto affinché la Valfurva, dopo una stagione turistica estiva altamente compromessa a causa delle evidenti problematiche legate ai limiti di accesso alle località e alla sfiducia instillata negli stessi turisti, possa contare su una stagione invernale in attivo e all'altezza delle potenzialità attrattive che questa terra offre. La speranza, da parte di un ottimista primo cittadino di Santa Caterina Valfurva, Angelo Cacciotto, della popolazione e degli esercenti, è che la provincia inizi ad effettuare i lavori per la consegna del vallo e della strada. Consegna che il comune stesso stimerebbe possibile, tempo permettendo, per la metà di novembre. Da ricordare che per il 16 novembre prossimo, alla luce di un rilancio della località turistica, è prevista la riapertura della stagione sciistica nel comprensorio della Valfurva, con una giornata durante la quale sarà possibile sciare gratuitamente. Dopo l'ultimo rilamento bisogna fare di tutto per aprire la strada, quindi avviare tutti i lavori, e aprire la strada, far rientrare chi è andato via da Santa Caterina e su questo lotterò fino alla fine perché farò di tutto di trovare una soluzione. A buon punto i lavori di intubamento delle infiltrazioni idriche a monte della frana, quelli di competenza del comune. Avviate le pratiche ed ordinati tubazioni e canale per il recupero dell'acqua del torrente confinale, si procederà poi ad una opera di deviazione delle stesse acque verso un punto più basso dell'alveo, in modo da ridurre i rischi di esondazioni nella prossima primavera. E intanto sono 21 i nuclei familiari di Santa Caterina, per un totale di 80 persone, che a fronte della necessità di far frequentare ai propri figli l'anno scolastico, hanno dovuto fare ripiego su alloggi in affitto dislocati nel comune di Bormio. Impossibile per studenti e famiglie attraversare ogni giorno la pista, non priva di rischi, che conduce alla Valfurva per recarsi a scuola. Erogati dalla provincia 600 euro al mese per ogni famiglia, per i costi di locazione degli immobili. Senza dubbio un aiuto prezioso, ma che non toglie dalla mente dei diretti interessati il bisogno di un ritorno alla normalità prima della stagione invernale. Trovare una sistemazione in una località turistica dove inizia la stagione invernale non sarà per niente facile. Ad esempio l'appartamento che io ho trovato verso il 20 di novembre è già stato affittato ai turisti. E partiranno lunedì i lavori di messa in sicurezza della provinciale numero 29 del Gavia, lo hanno assicurato i vertici della provincia di Sondrio nella riunione tenuta oggi con gli amministratori e gli operatori economici di Santa Caterina Valfurva. Un incontro rivelatosi utile a fare il punto della situazione e a conciliare gli animi di cittadini stanchi del protrarsi di un'incertezza che li sta mettendo a durissima prova. Elio Moretti ha rinnovato loro la vicinanza dell'ente ribadendo che gli interventi si snoderanno in due lotti per la realizzazione di 3 valli di contenimento. L'obiettivo è di riaprire il tracciato entro il 20 dicembre, ma gli operatori e gli amministratori furvesi insisteranno per anticipare i tempi. Emanuele Nonini è il nuovo presidente della Comunità Montana di Morbegno. Venerdì scorso la sua nomina con un seguito piuttosto polemico. Al centro della discussione il sindaco di Morbegno, Alberto Gavazzi, accusato di aver cambiato opinione in corsa. Ce ne parla Simone Belletti.
La tanto attesa fumata bianca è arrivata. L'assemblea di venerdì scorso in comunità montana Morbegno è stata quella buona e ha eletto presidente Emanuele Nonini, sindaco di Dubino. 13 voti gli sono bastati, ma non sono mancate le polemiche. Pomo della discordia la decisione di Morbegno, prima capo della cordata anti-Nonini, di appoggiare proprio quest'ultimo. Posizione giudicata incoerente dal gruppo dei 10 sindaci di opposizione, oggi guidati dal primo cittadino di Ardenno, Laura Bonat. È una conclusione, senza naturalmente dare nessun giudizio di merito alle persone, sostanzialmente deludente. Secondo noi, come è stato ampiamente illustrato nel nostro intervento, è stata persa un'occasione importante. Un'occasione importante per dare compattezza, unità e quindi compattezza e quindi importanza e forza al nostro mandamento di Morbegno. Mi ha sorpreso che il comune di Morbegno, nella persona del suo sindaco, sia andato a fare la stampella come 13° posto dopo aver dichiarato in campagna elettorale che non avrebbe mai votato per un presidente iscritto alla Lega e che tantomeno avrebbe sostenuto questo tipo di maggioranza dichiarandola irricevibile non più tardi di 2 mesi fa. La giunta esecutiva sarà composta, oltre che da Nonini, dal vicepresidente Franco Marchini, assessore ai lavori pubblici della città del Bitto, e dagli assessori Walter Magrin di Traona, Basilio Lipari di Cino e Anna Tonelli di Cosio Valtellino. A schierarsi dalla parte di Nonini, Bema, Cercino, Cino, Cosio Valtellino, Dazio, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Rasura, Traona e Valmasino. Il neopresidente, felice per la conclusione a cui si è giunti, è pronto a mettersi al lavoro. Le principali azioni da compiere sono la tutela del territorio, la promozione del turismo, perché è fondamentale nei prossimi anni, anche in ottica, in prospettiva delle prossime Olimpiadi del 2026, che il mandamento di Morbegno non sia soltanto un luogo di transito, ma diventi un luogo di attrazione turistica. Nonostante il solido blocco di opposizione, Nonini rimane fiducioso sul fatto che il gruppo di maggioranza possa allargarsi, una volta venute meno le tensioni createsi in quest'ultimo periodo. Il nostro alla fine è un gruppo aperto, gli obiettivi sono gli stessi per tutto il territorio, quindi una volta passato secondo me questo momento in cui ci sono delle posizioni prese, magari anche per questioni di principio, sicuramente queste tensioni si dipaneranno e i comuni che si metteranno al lavoro per il bene di tutto il mandamento saranno più dei 13 che attualmente sostengono la mia presidenza. La Commissione europea ha approvato la proposta di modifica del programma di cooperazione Interreg VA Italia-Svizzera avanzata dal Comitato di sorveglianza lo scorso 24 gennaio, che prevede lo sblocco di oltre 10,6 milioni di euro per valorizzare il patrimonio naturale e culturale. A seguito della riprogrammazione sono stati finanziati 8 progetti strategici e di qualità. 3 di questi riguardano la provincia di Sondrio, sono Convalore, con Tirano Capofila, che intende valorizzare gli stretti legami storici, sociali e culturali tra Valtellina e Valposchiavo, Spluga 2.0 con Madesimo protagonista, che pone al centro la salvaguardia e il ripristino del patrimonio culturale e storico delle aree alpine, e Experi Alps con Buglio in Monte, capofila italiano, che punta al recupero delle produzioni enogastronomiche tipiche, alla sostenibilità e all'intermodalità. Si conferma una delle manifestazioni clou dell'intera programmazione Valchiavennasca, il riferimento è al D della Brisaola, edizione numero 8, che ha catalizzato a Chiavenna fra ieri e l'altro ieri migliaia di visitatori, soprattutto famiglie attratte da un prodotto salutare e appetitoso. Vediamo. Buonissima! A parte che io la prendo già da questo negozio, perciò comunque è molto buona. Ma è di qua lei? Ecco. Lei da dove viene? Da Lecco, Lecco. È la prima volta che viene? È la prima volta e è molto bella, una bella manifestazione che senz'altro ritornerò. Da dove viene, signora? Da Navate Mezzola. Quindi la conosce la Brisaola? Sì, quella della Valchiavenna è la migliore. Da dove arrivi, Diego? Lecco. Ti piace la Brisaola? Sì. Ma l'hai già mangiata o è la prima volta? L'ho già mangiata. Ma questa è più buona di quella che mangi a Lecco? È uguale? È più buona. Sì, perché il D della Brisaola, edizione numero 8, è divertimento, sport, musica, degustazioni allestite negli stand dei 17 produttori locali disseminati fra le vie Dolzino e Paolo Bossi, ma è anche marketing con la M maiuscola.
Si assaggia, si assapora, si annusa il prodotto tipico per antonomasia della valle, ma poi lo si acquista. C'è anche chi lo ha prenotato per tempo ed è arrivato di primo mattino per accaparrarselo. Ciò che fa la felicità dei produttori e degli organizzatori. Di anno in anno l'affluenza parte sempre prima, sempre più presto, quindi la mattina, e i nostri macellai, ben 17, sono quest'anno i nostri artigiani della Brisaola, ci dicono che le loro scorte finiscono sempre prima. Come sempre è un gran successo, anche l'ottava edizione ci fa vedere veramente un'affluenza veramente numerosa. È stata una giornata molto positiva, siamo contenti, abbiamo esposto la nostra Brisaola e la gente ha apprezzato, e da rifare sicuramente. La giornata è stata speciale, tanta gente, allegria, musica e Brisaola. È una cosa fantastica perché c'è tantissima gente e sono tutti allegri, c'è una bella armonia proprio. È una giornata bellissima, poi stiamo vendendo anche tanto. La gente è molto interessata, rispettosa, poi sono informati, degustano, annusano profumi. E sta andando molto bene, molto positiva. Chiavenna è proprio una bella città. Invasa ieri da migliaia di persone, impossibile quantificarle, soprattutto famiglie, spesso con bambini al seguito, a gustare il prodotto, la location, la musica simpatica delle Guggenband cinesi presenti, senza dire degli appuntamenti del sabato, l'aperitivo gourmet speciale nei bar, la cena a Palazzo Vertemate, 60 i commensali con lo chef Alessandro Deò, e per lo sforzo tutti il chilometro verticale. Un mix perfetto, risultato di riflessioni partite anni fa dal territorio. Nasce un po' per caso, a fronte di una chiacchierata con un noto personaggio della Brisaola valtellinese, col quale si discuteva sull'origine della Brisaola. E io continuo a sostenere che la Brisaola nasce a Chiavenna. E allora, a dimostrazione di questo, ho pensato di organizzare 8 anni fa questa giornata della Brisaola. Il D della Brisaola. Brisaola o Brisaola? Nonno la chiamava Brisaola e rimarrà Brisaola. Da quanti anni c'è la Panatti? Circa 108. Ai bimbi l'ultima sentenza. Vi piace la Brisaola? Sì. Voi vi chiamate? Maria Pietro Giovanni. Un programma ricco e diversificato contraddistingue Morbegno Cultura, la nuova stagione artistica del Mandamento di Morbegno, rassegna culturale distribuita sui 12 mesi dell'anno rivolta a tutte le fasce d'età. Tanti i protagonisti della stagione, in primis gli amici della musica di Sondalo e l'orchestra Antonio Vivaldi, che hanno esordito venerdì sera con il coinvolgente Requiem di Mozart in ricordo di Isabel Becchi nella collegiata di San Giovanni. Altri attori, la Filarmonica di Morbegno, che si esibirà per la prima volta domenica 13 ottobre in onore di Morbegno, città alpina, l'orchestra Fiati della Valtellina, che ha avuto il suo primo concerto sabato scorso dal titolo Il Sentiero di Leonardo, le associazioni Pianissimo e Gaudenzio dell'Oca, il Teatro della Zucca, quello educativo d'animazione dell'associazione TEA e il Piccolo Teatro delle Valli. Convegni, cineforum, mostre e presentazione di libri arricchiranno il già fitto calendario. Ed ora, come ogni lunedì, spazio ai risultati delle partite di calcio dei campionati regionali e provinciali giocate nella giornata di ieri. Sentiamo. È il momento di vedere i risultati del weekend calcistico appena concluso. Partiamo come sempre dal campionato di Serie D, la settima giornata di andata. Arconatese Virtus Bolzano 2-1, Caravaggio Milano City 2-2, Dro Alto Garda Brusaporto 0-1, Inveruno Nibbiano Giono 0-3, Ponte San Pietro Folgore Caratese 3-0, Prosesto Castellanzese 1-0, Scanzarosciate Levico Terme 1-0, Sondrio Legnano 2-2, Villavalle Virtus Ciserano Bergamo 0-1, Seregno Tritium 1-1. Pareggio per il Sondrio, che è a 14 punti in classifica. Il campionato di promozione, quinta giornata di andata, Alta Brianza Tavernerio, Brianza Cernusco Merate 1-0, Arcellasco Castello Cantù 3-2, Aurora Calcio Colico Derviese 1-0, Barzago Muggiò 0-4, Cabiate Arcadia Dolzago 3-3, Concorezzese Casati Arcore 0-1, Lissone Luciano Manara 0-0, Viberonchese Speranza Agrate 0-2. La Colico Derviese è a 3 punti in classifica. Ed ora la prima categoria, quinta giornata di andata, Carolzio Corte Missaglia Maresso 0-2, Chiavennese Olympic Morbegno 3-4, Costa Masnaga Albosaggia Ponchiera 1-3, Galbiate Giovanile Canzese 1-2, Olimpia Grenta Cosio Valtellino 2-1, Polisportivo Oratorio 2B Bella Gina 1-1,
Tiranese, Ars Rovagnate 0-2, Veduggio, Berbenno 2-3. In classifica 12 punti per Giovanile Canzese e Berbenno, 10 Ars Rovagnate Bellagina, 9 punti Olimpia Grenta, Olympic Morbegno Missaglia Maresso, 7 per Galbiate, 6 Calò Alfio Corte, Albusaggia Ponchiera, Costa Masnaga, 5 Polisportivo Oratorio 2B, 4 punti per Veduggio e Cosio Valtellino, 3 Tiranese e 1 punto Chiavennese. Infine seconda e terza categoria, quinta di andata, Ardeno Buglio Livigno 3-1, Atletico Cosio Grosio 1-4, Bormiese Valchiavenna 2-3, Dubino Piantedo 3-0, Penta Pieteda Sondalo 7-1, Polisportiva Villa Pratacalcio 2-4, Valmalenco Talamonese 2-1, riposava il Delebio. Valmalenco in prima posizione 16 punti, 15 Grosio, 10 Talamonese, Valchiavenna, Ardeno Buglio, 9 Pratacalcio e Bormiese, 7 Penta Pieteda, Livigno e Dubino, 6 punti Delebio, Polisportiva Villa, 5 Atletico Cosio, 2 punti Piantedo, a 0 il Sondalo. Ed è tutto, come sempre trovate i risultati e le classifiche sul nostro sito www.radiotsn.tv nell'area sport. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, appuntamento alle prossime edizioni del TG di Telesondrio News. Buona serata. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look, al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna, da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna, abbigliamento, borse, accessori e calzature, a Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari, l'idea che non avevi in testa, a Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19, giovedì aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.